Benvenuto, io saluto anche i rappresentanti di partito, vedo Franco Fiore, Michele Ventricelli, il dirigente Lavarra, il consigliere comunale e capogruppo, il nostro Saverio Di Perna e tanti altri amici che sono qui presenti e che, con i quali insieme abbiamo coordinato per fare questa nuova festa democratica che io definisco un po' anomala come festa, perché dico che c'è poco da festeggiare, dato il clima generale che vive la nostra comunità altamurana, la comunità pugliese e tantissimi, se non la stragrande maggioranza degli italiani. Quindi, però, chiamiamolo, invece di chiamarla festa, io la chiamerei con più realismo, momenti di studio e di riflessione, caro segretario Blasi, capogruppo. Non abbiamo la pretesa di dettare l'agenda politica, amministrativa ed economica nazionale, siamo un'appendice. Siamo la periferia, però abbiamo la convinzione di poter svolgere la propria parte in maniera profonda, perché lo spirito che anima i democratici altamurani è questo. Voglio fare una piccola analisi, perché se non partiamo da quello che noi siamo stati, non possiamo avere una prospettiva lunga di quello che noi vogliamo essere. Questa città ha bisogno di queste analisi, un'analisi che noi faremo al più presto sul dopo crisi, sul durante la crisi, che cosa vuole essere questa città che è stato un motore dinamico non solo dell'area murgiana, ma dell'intera Puglia, se non di una parte importante dell'Italia. 20 anni fa, cari amici, esisteva il sistema Altamura, modello di sviluppo.